Prima di iniziare vi ricordo che sarò al Cartomics di Milano domenica 11 marzo. Uè funghetti, un mio sonnino e ben ritrovati in un altro vlog. Questo video non lo volevo neanche fare. No, aspetta. Sì, lo volevo fare. È da tanto che volevo farlo. Praticamente cosa sta succedendo? Le visual sono calate, potrebbe essere per YouTube, per qualsiasi altra cosa o anche perché io sto facendo meno video, stanno uscendo due video e una live, anche se è sempre stato così, ma prima ero molto più attivo, anche se io sono attivo anche su altri canali, cioè vedo altri video di altri YouTuber e commento anche sotto, quindi c'è anche quello, non lo so, fa perdere un po' di tempo al mio lavoro, ma mi diverte di più. In questo periodo mi diverte tantissimo e quindi anche registrare alcune volte mi scoccia. Qualcuna volta mi succede per la Minecraft Origini quando ci sono degli episodi abbastanza corposi e altre volte anche nelle costruzioni o nella in giro per Minecraft che, tranquilli, fra poco tornerà, ho trovato degli altri mondi bellissimi. In pratica, raga, io vorrei un attimo cambiare, vorrei un attimo ovviamente continuare queste cose e farle con calma, ma soprattutto trovare anche, soprattutto per le live, trovare altre cose da fare. Sì che la Minecraft Origin, ragazzi, continua, però non lo so, quando ho voglia faccio altre cose e vengo seguito, perché il problema è questo, ragazzi. Ormai io sono fatto per Minecraft, il mio canale è fatto per Minecraft, fine. Cioè, se non faccio Minecraft si vede tantissimo, perché tipo anche la Minecraft Creative World, che finalmente è tornata a 1000 visual, finalmente. Stavo dicendo, se faccio Minecraft raggiungo determinati obiettivi, se non faccio Minecraft non so fare il rumore, cioè non so, come Willy il Coyote quando cade. Vado giù, ragazzi, porto Rocket, faccio 500 visual, che sinceramente ho portato tantissimo tempo fa Hearthstone, ma no, anzi ho levato anche il video, non mi piaceva proprio. Scusate, ma fanno lavori e quindi purtroppo è così, quando faccio il video è l'unico giorno che posso, c'è casino e vai. Comunque, la domanda che vi voglio fare, e spero, ragazzi, vi ricordo, questo video è fatto per una vostra risposta, perché se non mi darete risposte sotto questo video, almeno spero arrivi con, se attivate la campanellina e tutto, perché, ragazzi, sapete YouTube com'è alcune volte. Stavo dicendo, se vi arriva, per favore rispondete, datemi una vostra opinione, anche seria. Per favore, guardate, leverò tutti i commenti con scritto mi saluti, grandissimo Mino, no, no raga, ora un attimo di serietà, per favore, accendiamo dei neuroni e scriviamo quello che pensiamo, perché la domanda è la seguente: vi piacerebbe vedere altre cose rispetto a Minecraft? Se sì, cosa? Perché va bene che io ho le mie idee, ma dovete averle anche voi, perché se porto una cosa che a nessuno piace è un casino, perché tipo io potrei portare Rocket, che sinceramente sto diventando anche abbastanza bravo, cioè piano piano, solo che io tante volte volevo portarlo su Twitch, solo che su Twitch non mi segue nessuno e per andare bene su Twitch devi streamare tanto, spesso, ogni sera, e io non posso farlo causa lavoro e altri impegni. Quindi va bene, restiamo su YouTube, però facciamo una rubrica a parte per dei giochi. Che ne so, volete vedere live di Pokémon? Esempio, Pokémon portato con tutte le sfide, degli obiettivi. Non mi ricordo, aspettate. Avevo Pokémon Randomizer, esatto. Pokémon Randomizer, Pokémon Blu. E c'è sempre sul canale tre video, mi sembra, feci. E non andarono tanto bene, quindi niente, anche quello è andato giù. E quindi niente, ho provato anche quello. L'unica cosa forse che appunto ora sta andando, ho fatto due live di Rocket e due live sono arrivato a 500 visual, che però su 10.000 iscritti, anche se guardate bene cosa stanno portando anche gli altri youtuber in Italia, cioè guardate bene, se Surreal Power o Stepney portano un video di Minecraft, il gameplay non è che va tanto bene, perché ricordate, loro hanno 2 milioni, benissimo, e il video gli fa 300.000 visual.
Sono numeri giganteschi, ok. Però se te fai un determinato numero di iscritti, devi mantenerlo. E quindi, come è difficile per me, è difficile anche per loro. Cioè, no, ora non voglio paragonare niente, lasciate perdere questo discorso, perché tanto poi so già che la gente parla di questo. Concentratevi sulla domanda. Vorreste vedere qualcosa? Sì. Cosa? E per favore argomentate. Fatemi sapere anche di Minecraft se volete continuare a vedere, perché io sto portando nuove costruzioni, alcune, e vi ripeto, alcune, per questo momento sono solo una, però poi vedete altre, sono cose ispirate a altre costruzioni che ho visto, ho fatto. Bella quella costruzione, però fa un po'... la sistemo io e l'ho rifatta a mio modo, l'ho migliorata, ok? Perché anche dico copy, no, non copio, ho preso quella. Ho preso la base, ho detto che schifo, faccio io. Puff, bella. Per me è bella, poi per voi potrebbe continuare a fare schifo, però per me è migliore. Quindi, fine, non voglio più entrarci su questa cosa, l'ho spiegato tante volte. Quindi io spero, mi sono anche dilungato troppo, volevo fare un video cortissimo e via. Spero sia stato chiaro e fatemi sapere per favore cosa ne pensate di questa cosa. Parliamone. Vi do appuntamento al prossimo vlog del prossimo mese, spero. Quello ovviamente dopo il Cartomix, quindi che oggi è il 22 e quindi il Cartomix è l'11. Sì, nemmeno fra un mese, anche meno. Così facciamo un po' di chiacchiere, farò vedere, spero tanti di voi vengano alla fiera. Così almeno si chiacchiera, ci si scambia opinione anche lì. Ho lanciato una bomba, spero che tanti di voi la prendano oppure tanti... La spengono oppure esplode lì senza che nessuno la noti. Io spero non questa cosa qua. Per favore, vorrei, ripeto, dare una svolta al canale. Fatemi sapere e datemi una mano se volete, se vi interesso. Ok? Se no, ragazzi, tranquilli. Tanto per me ho sempre detto, YouTube è un hobby, non è un lavoro. Ok? Levatevi dalla mente questa cosa. È un hobby. Però lo faccio con delle persone, e delle persone mi seguono, delle persone sinceramente mi vogliono bene, almeno spero, li faccio ridere in qualche modo, spero in futuro di migliorare, però vi sto chiedendo una mano ora, fatemi sapere, ok? Un bacione, un abbraccio, ciao, alla prossima, funghetti!